Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino oggi siamo qui per portarvi con un discreto quantitativo di ritardo all'interno del nostro speciale di Dragonero. È uno speciale più speciale del solito, è il nono speciale, però c'è qualcosina di diverso. Cosa c'è di diverso? Beh, lo scopriremo entrando nel dettaglio. Intanto vi dico che è uscito il 12 novembre 2021. Costa 7,90 euro, sono 130 pagine tutte a colori. E ragazzi, che razza di colori! Ma cominciamo subito. Allora, la copertina sempre Gianluca Pagliarani, colorata da Paolo Francescutto. E ragazzi, c'è poco da dire, guardate che roba, incredibile. È una copertina iconica, è una copertina fantastica, è una copertina che potrebbe anche non rispecchiare esattamente ciò che vedrete dentro, infatti poi ci sarà una cosina da dire, però davvero è molto molto bella. Guardate Yannick Gmor in azione, guardate che bello anche questo Yann Gmor sugli scudi, perché è colui che sta compiendo l'azione più grossa, mostrone di turno, e come al solito siamo in un fotogramma dell'azione, una cosa molto 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 bella. I colori sono fantastici, guardate come risalta bene il mostrone, guardate come è bello il buio della caverna. E guardate i nostri personaggi come sono ben riconoscibili e ben pronti all'azione. C'è pochissimo da dire, secondo me è davvero un albo molto molto bello, molto molto figo. Apriamo l'albo, troviamo la pubblicità dei Senz'anima, nuovo che è appena uscito la settimana scorsa se non sbaglio. E poi abbiamo Luca Barbieri. Ecco, Luca Barbieri ci spiega esattamente perché questo speciale è più speciale degli altri. Perché sostituisce a tutti gli effetti quello che è il magazine, quindi niente più magazine, ma un albo speciale in più. Quindi praticamente il nostro speciale di Dragonero diventa semestrale, uno ogni 6 mesi. Altro da dire? No, direi, io sono molto soddisfatto così. Ed eccolo qui, poi ci dà un po' più di introduzione, ci spiega un po' che cosa troveremo. Ci spiega anche il perché questo speciale è speciale, perché è raccolte di mini storie in cui magari Yann non fa neanche la parte del protagonista. Quindi Dragonero sì, ma un Dragonero che dà spazio ai comprimari. Per la verità è uno speciale più gmoriano e potrebbe essere il via per qualcosa che non ci diranno, però vedremo, vedremo. Intanto è ottimo, ottimo, ottimo tutto il discorso che ci fa Luca Barbieri. La storia la vediamo dopo. Pubblicità ovviamente dei due Dragonero che sono usciti, Le fiamme della rivolta ve lo devo ancora portare, ve lo porto il prima possibile, ve lo giuro. E poi abbiamo sempre la pubblicità del nuovo cartonato di Dragonero ad opera di Walter Trono e Luca Enoch, ricolorato per l'occasione con una copertina inedita e con redazionali in più e una storia inedita in aggiunta, quindi il solito cartonato extra lusso di casa Bonelli, che per quanto riguarda Dragonero è sempre una garanzia. Non è detto che magari questo giro un acquisto lo possa fare anch'io, l'ho intravisto nei Feltrinelli. Niente ragazzi, questo è il pacchettone, ora però abbiamo tanta tanta carne al fuoco, entriamo subito nel vivo. Allora ragazzi, capitolo disegni e colori, e sarà abbastanza particolare perché, e qui mi appello a quello che per fortuna fa il nostro carissimo Luca Barbieri, ovvero dirci che i disegni della macro storia, quindi da pagina 5 a 95, da 126 a 130, sono a cura di Cristiano Cucina, le pagine da 96 a 125 invece di Vincenzo Riccardi. Abbiamo poi Simona Fabrizio che colora una parte della storia, Martina Saviane che ne colora un'altra e Vincenzo Riccardi che si colora la sua parte. Quindi potete capire che a livello grafico è veramente un ensemble di persone. Spero di riuscire a mettere tutte all'interno di questo video, trovare le immaginette, ma lo scoprirete, anzi probabilmente l'avete già scoperto perché il video l'avete già visto. Allora, beh ragazzi, a livello di disegni partiamo con l'Old Man Gmor. Quindi abbiamo una macro trama dedicata a Gmor, vi faccio vedere anche che belle le servitù di Gmor. Gmor è in una biblioteca e completa il suo bestiario.
Eccolo qui, completa questa sua enciclopedia e comincia a lasciarsi andare ai ricordi. Tanto è bellissimo, come ho rinvecchiato, è qualcosa di molto molto interessante e a me piace tantissimo questo Old Man Gmor, proprio perché mi dà l'idea del tempo che è passato e Gmor è ancora lì. Ora, esattamente non sappiamo quanto realmente è passato nel tempo dragoneriano, però sappiamo che lui è invecchiato, è un orco, quindi se non mi ricordo male gli orchi hanno un invecchiamento un po' più lento, insomma, sarà divertente capirlo. E intanto Gmor ci porta dei racconti suoi. Questa è molto adventure, quindi c'è sempre quel piccolo richiamo al Dragoniero Adventure, quello Gmor giovane, che è bellissimo, cioè è proprio simpatico, quasi manga per certi versi. Una piccola storiella che ci spiega un po' anche qualcosa di più sui riti di passaggio e di maturità degli orchi. Vabbè, non vi voglio far vedere troppo, ma guardate che roba fa Cristiano Cucina, sono impressionanti anche i colori. Davvero bellissimo, vi voglio far vedere poi il ciclope qua, è qualcosa di magnifico, io posso soltanto inchinarmi davanti a questi disegni. Guardate che belle questi strani uccelli, non vi dico altro perché voglio che vi leggiate la storiella. E Gmor poi torna nel suo presente, diciamo, veramente bellissimo, vedete che soddisfatto mentre mangia, insomma Gmor non si tira indietro al cibo. Abbiamo poi un altro pezzo dello Gmor ragazzo, diciamo, quindi qua è un po' più avanti, e con questo numero ci porta a vedere anche un po' il suo rapporto, il suo modo di interagire con gli umani, che è veramente bello, ragazzi. Qui avremo a che fare con Gmor con tre albini, molto interessante. Vabbè, questo non voglio farvi vedere più di tanto, proprio perché comunque abbiamo Gmor che, Gmor che si muove, insomma, voglio che ve la leggiate, però è davvero molto bella. Il mostrone è quello che vedete in copertina, e qui Jan non c'è. Torniamo nel presente, e poi abbiamo un'altra parte, un altro Gmor un po' più anziano, in cui troviamo Gmor che ci racconta come è andato in... come ha trovato la sua... come si chiama? La sua arma. La sua famosissima ascia, la macellatrice. Eccola qua. Il come, vabbè, è raccontato in una maniera incredibile. Guardate anche qui la meraviglia del disegno. Davvero veramente bello. Potrei farvi vedere tavole fino a domani mattina. Poi mi sposto e andiamo invece nell'unica storia in cui c'è pure Jan. Eccoci qui. E questa è di Vincenzo Riccardi. Quindi Vincenzo Riccardi porta il suo disegno un po' più... che si stacca un po', sia come disegno che come colorazione, a quello che abbiamo visto finora. Ma ci sta perché è una storia molto particolare. Guardate che roba allucinante che fa Vincenzo. Davvero incredibile. Io posso soltanto dire che con cose così mi domando, cioè, veramente come si può migliorare. Cioè, è già pronto per essere cartonato questo, così com'è. Guardate che roba. Bellissimi, a livello di grafica, a livello di disegno è fantastico, colori magnifici, disegno fantastico, un'operazione fantastica, cioè io altro non aggiungo. Sì, è un po' diversa la colorazione, più sparaflesciata rispetto a quello che vedete qui, no? Però ci sta, è più... vabbè, io non aggiungo altro, guardate che bella, complimentoni. A livello di grafica, quindi, come potete capire, è un signor albo. C'è poco, poco, poco da aggiungere. Graficamente, spettacolare. Colorato da Dio, pronto per lasciarci a bocca aperta con gli effetti speciali, nel vero senso della parola. Questo colore per me è un effetto speciale. Bello, bello, bello. Davvero, i miei complimenti. Ai testi invece abbiamo Luca Enoch che ci racconta una storia a puntate. Ci porta nel futuro, ci porta nell'Old Man Gmor, ormai lo possiamo anche chiamare così, e questo Old Man Gmor ci racconta alcuni suoi incontri con bestie particolari. Partiamo dal ciclope, poi abbiamo quello del labirinto, che non saprei nemmeno come definirlo, poi abbiamo questi strani esseri, e con l'arrivo della sua arma, che ci spiega anche come ne è venuto in possesso, e lì lo troverete. Poi troviamo un'avventura con Jan, con un basilisco, molto interessante, molto anche divertente nel suo incedere. E poi però abbiamo anche l'accenno ai monoliti, a quello che è il mondo di fuori del futuro, che non è un mondo roseo.
Cioè, non è un mondo in cui l'umanità barra tutti gli esseri che girano nelle Rondar mi sembrano così liberi di poter vivere, proprio perché vediamo che ci sono queste pietre alla protezione, vediamo che ci sono queste minacce che sembrano degli abomini, forse, non lo so, non ci hanno ancora detto niente, lo scopriremo. Insomma, uno speciale fatto anche per chi non conosce Dragonero, che si può leggere delle storie simpatiche, belle, anche con uno spirito, soprattutto nelle prime due, diciamo, quasi da Dragonero Adventure, quindi un po' mi richiama anche quello, e posso dire che secondo me Luca Enoch ha fatto un bellissimo speciale. Lo potete leggere senza problemi, vi dà proprio l'idea di avere in mano anche un bel prodotto, sia come lettura sia come fattura. La storia è capibilissima da tutti, ovvio che se avete una infarinatura dragoneriana vi aiuta molto di più a star dietro a quello che leggerete. E qui è lo considero quasi un albo per i fan di Gmor, come sono io. A me Gmor piace tantissimo. Nei Ribelli lo stiamo vedendo un po' meno, non è che è stato tolto, ma lo vediamo un po' meno. Qui invece vediamo uno Gmor lanciato a mille ed è veramente bella perché è lui che prende la scena, è lui che prende nel momento in cui ci portano in questo futuro in cui lui sta scrivendo, in cui lui vive da invecchiato, è lui che diventa il titolare di testata. E ci sta, mi piace davvero. È una cosa molto interessante, una cosa molto divertente. Luca Enoch con Gmor gioca benissimo, ce lo presenta anche in varie fasi della sua vita, quindi da giovanissimo a un pochino più adulto, fino ad adolescente, fino a quello attuale che conosciamo nella serie regolare. Quindi davvero sì, sugli scudi, davvero un signor albo. Io mi sento di consigliarvelo senza remore. Andate, compratelo, non fatevi spaventare dal prezzo di 7,90 che sì, nominalmente non è proprio leggerissimo, però sono 130 pagine di fumetto a colori. E ragazzi, a colori non intendo colorato col secchiello di paint, intendo colorato veramente bene, quindi ha davvero quel plus, chiamatelo come volete, lo chiamo plus, che vi fa dire ok, bello, davvero molto molto bello. Quindi fiondatevi, riguardate 2 secondi, respirate questi disegni, leggetevi la storia, divertitevi e secondo me diventate fan anche voi di Dragonero o quantomeno di Gmor. Le domande a chiusura albo saranno tante, ma più dedicate all'old man Gmor, ok? Perciò sì, davvero, un signor albo che vi consiglio, lo trovate ancora in edicola, io l'ho visto l'altro giorno. Quindi andate e compratevi lo speciale, anche perché tra 6 mesi ne arriva un altro, eh. Adesso è semestrale. Ciao ragazzi, baci e abbracci, alla prossima!